Salve a tutti ragazzacci e impallinatori seriali. Oggi andremo a fare un unboxing direttamente da GM Softair. Innanzitutto vi dico semplicemente che questa è la scatola 1 di 2, quella più piccolina, ci tengo ad aprirla prima, anche se c'è molto meno. Ho preso sia roba per me sia per alcuni dei miei ragazzi e vi comunico anche che ho speso 280 euro, era un momento di offerta, quindi ho sfruttato il Black Friday e sono stato agevolato grazie ad un acquisto superiore ai 150 euro, ho speso quindi 280 euro, sono stato omaggiato della spedizione in omaggio. Altra cosa importante è che GM è stato serissimo, come al solito velocissimo, e anche una cosa da dire è: guardate quanto scotch ho consumato per me. Penso che tra questo pacco e quello che vi farò vedere fra un po' avrà consumato circa 2-3 rotoli di scotch da imballaggio. Però bando alle ciance, andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. Nonostante Leatherman col coltellino già aperto, andiamo a vedere cosa c'è. Apriamo la scatola. Devo dire che ad essere sincero, non si è preoccupata di questo imballaggio. Ha dovuto consumare scotch proprio in un modo, oserei dire, esagerato. Doppia scatola. Comunque, come vi dicevo, vi anticipo mentre apro che questo pacco sarà meno interessante, ma comunque è giusto che io ve lo faccia vedere. Ecco. Tante belle scatole, tante belle buste all'interno di questa scatola di pallini bianchi, ovviamente 023 della Supreme. E niente, non c'è nient'altro da dire, direi di correre subito al secondo pacco che è molto più interessante. Andiamo subito a togliere questo e prendere quello. Un attimo soltanto, perché è abbastanza pesante, circa 22 kg 22 kg di spedizione ho fatto, quindi direi che per avere la spedizione in omaggio ho preso veramente un bel po' di cose. Spero che ci entra nella camera. Ta-dam! Pacco leggermente grande. Quindi non so se ci entrerà tutto, vedrò il modo di farcelo entrare. Allora, andiamo delicatamente ad aprire la nostra scatola. Veramente grande questo pacco. Cosa avrà preso Nico Smoker? Ve lo starete chiedendo? Non lo so. Comunque, come al solito, anche in questo pacco GM non si è, diciamo, ha speso più di due o tre rotoli di scotch e carta e cartone. Andiamo subito ad aprirlo, perché anche io, a dirvi la verità, di quello che ho preso sono non poco curioso, ma di più. Ecco, la Leatherman non ci aiuta del tutto, però talmente lo scotch e la carta. Sempre il mio compleanno, da come lo sto spaccando. Infatti io non bado alle carte, non bado. Quando è un regalo va spaccato in tutta felicità. Non piano piano, in modo tale da consumo la carta, questo va. No, le scatole vanno aperte con violenza. Ed ecco a voi. Da subito noterete che ho comprato un po' di cartone, un po' di scotch e qualcosa che c'è scritto ICS. Ma cosa sarà mai? ICS via Game Charger, ICS Airsoft. Direi di estrarlo da tutto questo cartone. Vediamo di non fare danni. Ecco. Ah, anche del cartone laterale, come potete vedere, quindi carta e cartone, GM doveva toglierlo. Togliamo tutto questo mega scatolone. E secondo voi cosa ci sarà dentro questa scatola? Andiamo ad aprirla. Da dove si apre? Ecco, si apre da qua. Una bella scatolona, come vedete, spessa. Andiamo ad aprirla. Io immagino che voi già avrete qualche idea, anche dal disegno, ve lo nascondo. Ecco ragazzi, ho comprato del polisterolo e della carta di giornale. Ma ecco, questa magari è da togliere. Ho preso del polistirolo, bello, carinissimo, da togliere, e ho preso del giornale.
quotidiano da togliere, ma soprattutto ho preso un ICS 190 lanciagranate tamburo 6 granate. Oggi non vi farò la recensione di questo fantastico lanciagranate, però farò in modo che la prossima volta avrete anche questa. Oggi faremo solo l'unboxing. Mettiamo di lato, perché da quello che vedo GM ha messo all'interno della scatola altro, andiamo subito a vedere cosa c'è di altro. Innanzitutto vi pongo una domanda. Avete visto il video quello andato male a Gerbini? Ecco, oltre a quello abbiamo preso un low receiver del fucile CXP, il Transform 4 praticamente, è un low receiver, quello che si era rotto a Sherwood, si era praticamente tagliato questo pezzo, l'abbiamo preso nuovo in modo tale da doverlo cambiare al più presto possibile. Ho comprato anche del nylon, della carta, ci sono le istruzioni che poi andremo a vedere dell'ICS 190 nella recensione, e ho preso anche un BB loader fantastico, quello piccolino, la versione small della Marui. Purtroppo ho preso, diciamo, grandi cose ma pochine, e ci tengo però a dirvi subito che spero di poter fare in tempi brevi la recensione del nostro ICS 190. Vi faccio rivedere, spero proprio di farvi anche un test e quant'altro, e spiegarvi alcuni trucchetti sui lanciagranate. Ragazzi, cosa devo dirvi? L'unboxing era questo, breve ma intenso. Se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete mi piace, non vi dimenticate di iscrivervi se il canale vi piace, e non dimenticate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sul canale di Nico Smoker. Ragazzi, per oggi è tutto, un saluto da Nico Smoker. Ciao, ciao ragazzacci!